Ciao a tutti cagnacci, so che molti vi siete iscritti in seguito al raduno che abbiamo fatto a Pescara per il Nerd Cultura Tour, so che qualcuno si è iscritto perché ha visto nei feed liberi Dario Moccia le sue iscrizioni al mio canale, però vi voglio dire una cosa, questo canale qui potrebbe non piacervi particolarmente perché qui parlo sì di YouTube, youtuber, situazioni, cose che mi fanno divertire, di cui mi piace discutere e di cui mi interesso, però tra i miei interessi sono anche i viaggi, il cibo, la politica, quindi magari potreste non sempre... potrebbe non piacervi questo canale qui per come è impostato, però io ho un secondo canale dove parlo di manga e di cinema. Di manga non sono un grande appassionato, mi piacciono però molte storie manga di cui mi piace discutere con molte persone, quindi magari mi leggo anche storie brutte che però sono seguite da molti e non disdegno assolutamente letture anche più di nicchia consigliate da chi se ne intende e da chi stimo. Invece il cinema è una mia grande passione e mi piace dare pareri sui film che escono, sui film del passato, quindi, e fare anche discorsi in generale sul mondo del cinema e sul mondo del fumetto, quindi questo canale qui potrebbe piacervi. Detto questo, parliamo un attimo di come ci si iscrive a un canale YouTube, di come si arriva alla scoperta di un video, di come si arriva alla scoperta di un canale. Si può arrivare alla scoperta di un canale dal vivo, come è successo per il raduno, si può arrivare alla scoperta di un canale con guardando i feed delle persone, ma vi dico come mi piace scoprire i canali a me e come mi piace scrivere. Anch'io vedo l'iscrizione di uno youtuber a qualche canale e vado a vedere il canale. Anch'io quando vedo un mi piace ad un video vado a vedere quel video, perché lo vedo come un suggerimento di una persona che stimo, di cui mi piace lo stile, di cui mi piacciono i gusti, ok? Ci sono youtuber, addirittura canali di YouTube a cui mi iscrivo perché scoprono bei canali. Bene, è così che mi piace scoprirli, guardando i feed. Infatti, quando io entro su YouTube, la prima cosa che guardo è i canali consigliati. Do una rapida lettura, non c'è mai niente di che. Poi vado a vedere le mie iscrizioni, vedo i video che hanno pubblicato, le mie iscrizioni, vedo quali sono quelli che mi sono piaciuti di più, e solo infine passo a tutte le attività. Ci vogliono 3 click purtroppo per arrivarci, e questa è una cosa che non mi piace di YouTube. Vorrei che il secondo click fosse tutte le attività e il terzo click fossero i canali caricati. In tutte le attività cosa si vedono? Si vedono i mi piace, le iscrizioni e l'aggiunta ai preferiti dei canali a cui siamo iscritti, e quello è un bellissimo modo di scoprire i canali, perché è una cosa che si fa con naturalezza, cioè tu vai a vedere, vedi, oh, guardiamo questo video qua, il titolo mi interessa, l'anteprima pure, il commento della persona a cui sono iscritto interessante, mi fa pensare a qualcosa, scopro questo canale e mi iscrivo. Dopodiché o mi guardo nello stesso momento un po' di video per capire se ho fatto bene ad iscrivermi, aspetto che questo youtuber pubblichi qualcosa e vedo come va, se magari c'è qualcosa che mi piace, qualcosa che non mi piace, e ancora per me è ok, cioè se comunque lo youtuber ogni tanto pubblica qualcosa che mi piace, conservo l'iscrizione. Io sono iscritto a più o meno, ho fatto una cernita grossa, sono sceso a 300 canali, prima ero iscritto a 500. Non mi piace che mi si contatti sul profilo privato per dirmi di guardare questo video, perché il tempo per guardare i video, cioè, ti prende tempo. Un conto è che mi ci metto la sera per svago, invece magari di vedermi 2 o 3 film, mi vedo 2 o un film e mi vedo anche i video. Un altro è che mi si posti in privato il video sul mio profilo privato e mi si dica guarda, se c'è interazione tra di noi, cioè se ci conosciamo, facciamo più descrizioni, mi fa piacerissimo, perché comunque non dico che un rapporto d'amicizia, perché su internet, conoscere persone in internet non è amicizia, però se c'è una buona conoscenza mi fa piacere dare un'opinione, scambiare opinioni, sia io passare i miei video ad altri, sia che gli altri mi passino i video, ma ci deve essere questa conoscenza che comunque non deve essere superficiale, nel senso ci siamo aggiunti e ci siamo... non ci siamo mai detti ciao. È per questo che ho creato una pagina pubblica che si chiama YouTube's Italian Community, il link lo trovate qui sotto, e le mie 2 pagine pubbliche che sono soltanto mie, che sono dell'Imello, dove parlo appunto degli argomenti di questo canale o degli argomenti che non posso mettere in video perché non faccio in tempo, e una pagina che è il grande Guerriero Sanji, dove parlo di manga e soprattutto di Sanji. Ora, nelle mie pagine pubbliche voi mi potete mandare tutti i video che volete in privato, me li potete spammare in pagina, non nei commenti, mi potete spammare in pagina, e io, quando ho tempo, mi li vedo. Se mi mandate in privato, potrei dirvi di no, potrei essere molto criticone, potreste non vedere entusiasmo da parte mia. Sulla pagina YouTube's Italian Community i video verranno visti, perché siamo 8 amministratori e quelli vengono visti tutti, se c'è qualcuno che piace, li sponsorizziamo. Io volevo dire questo perché in questi giorni mi sono arrivate molte richieste di visionare i video e io purtroppo non ce la faccio e non vorrei che vedeste il mio come un disinteresse. A me la community piace molto, però mi piace anche avvicinarmi, scoprire i video come piace a me.
Quindi vi ringrazio di farvi sentire anche importante chiedendo il parere del grandissimo, vi ringrazio. Però sul profilo privato preferirei che, ok, una domanda su un argomento a cui rispondo quando ho tempo, eccetera, eccetera, però passarmi video in privato, soprattutto con un atteggiamento come di ti prego me lo commenti, ti prego mi metti mi piace, non mi piace, perché mi sento un po' forzato e non mi piace sentirmi forzato. Un'altra cosa che vi voglio dire, in molti mi hanno dato un video dicendo Danny Mellow, il mio canale fa schifo, i miei video fanno schifo, mi puoi dare un'opinione? Ragazzi, non vi presentate assolutamente così a nessuno, adesso non perché sono io, ma a nessuno. Cioè, cercate di fottermi, cioè fregatemi, mettetemela nel beep, dite oh guarda Danny Mellow, c'è un video che ti potrebbe interessare, è pazzesco, magari non so nemmeno che è vostro, no? Quindi vado a cliccare e lo guardo e poi magari anche naturalmente dico ah che è sta merda, ma te la fa ancora, e poi magari voi vi dite ma sono io. Però se mi dite il mio video fa schifo, io sicuro non me lo vedo, perché se vi fa schifo che me lo passate a fare per sentirvi dire che vi fa schifo? Se siete consapevoli voi che non è una cosa bella, non me la passate, perché per me è una perdita di tempo e magari vi potrei pure mandare a fanculo. Invece per quanto riguarda un altro tipo di spam che viene fatto, fa lo so che non ti piacciono i canali di gameplay, ma guardami sto gameplay. Ragazzi, se non mi piacciono i canali di gameplay, cioè clicco, vi do la visualizzazione e me ne vado, ma non ve lo guardo, perché a me il gameplay annoia. Io seguo due canali che parlano di videogiochi, uno è Level Monkey, lo trovate qua, e l'altro è Fabu, lo trovate qua. Li guardo per due motivi diversi, quelli sono i canali che guardo, e ogni tanto mi capita di guardare, che ne so, un Yo Tizio Games, un come si chiama quello lì, Zeb, no, ma per altre cose. Così è come mi piace scoprire video, così è come mi piace approcciarmi. Vi prego di aiutarmi ad aiutarvi e quindi di guardare un po' le pagine che vi linkerò qui sotto e che ve l'ho linkato qui sotto. Grazie a tutti e alla prossima. Domani video su Hong Kong e le fasce femministe.